Dopo 2 anni dalla posa della prima pietra, è stata consacrata a Subiano la nuova chiesa intitolata San Giovanni Battista. Numerosissimi sono stati i fedeli che hanno seguito il rito antico ed emozionante della consacrazione. Molti di loro sono giunti anche in processione dall'antica chiesa. Don Alessandro, abbiamo così oggi consacrato questa chiesa e da qui in avanti sarà un percorso sempre naturalmente della tua parrocchia, sempre naturalmente insieme ai tuoi compaesani, alla tua comunità che è quella di Subiano di Capolona, perché poi abbiamo detto sempre che di là dall'Arno è di qua, però in questo caso oggi è un piccolo traguardo di ripartenza, no? Sì, bravissima, è un traguardo ma anche un punto di partenza questo, è un traguardo perché è da circa 3 anni che siamo impegnati come parrocchia nella realizzazione di questa chiesa stupenda, ma è anche un punto di partenza perché penso che questa chiesa ci dà nuove possibilità a livello pastorale, a livello spirituale, e noi vorremmo ancora innanzitutto cercare di capire quali sono queste possibilità per poter arrivare alla gente, per far sì che la chiesa sia un luogo di aggregazione, un luogo dove possiamo vivere il Vangelo, non solamente un luogo dove pregare, certo la prima cosa la preghiera e ascoltare la parola del Signore, ma anche un luogo dove imparare a vivere questa parola, questo insegnamento. E allora ecco, penso che questa struttura ci aiuterà tanto e così col consiglio pastorale ci interrogheremo anche con la gente qual è il modo giusto per utilizzarla. Alcune cose le abbiamo già individuate. In particolare vogliamo fare un po' d'oratorio, un po' di doposcuola in questa struttura adiacente alla chiesa per arrivare ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, e poi questa struttura diventerà anche il nuovo centro pastorale, quindi tutto il catechismo, anche gli incontri sul Vangelo per gli adulti verranno fatti qua. Quindi ecco, la prospettiva è bella, la voglia di fare è tanta, non solo mia ma anche della gente che mi circonda, e penso che nel futuro potremo continuare a fare cose belle. Te la saresti aspettata tanta gente come oggi, con una giornata anche di pioggia? Ci speravo, però come ogni parroco c'è sempre la paura, il timore, no? Che la tua gente non risponda, che sia distratta da tante cose, ma invece è venuta tantissima gente. E quando siamo arrivati alla Chiesa Nuova con una processione già nutritissima e ho visto che anche lì alla chiesa c'era tantissima gente, mi si è aperto il cuore. Allora lì ho detto, ecco, Subiano ha risposto, la gente è venuta, ha capito che è un momento importante e che nella vita non c'è solo, no, il lavoro, il divertimento, ma anche e soprattutto ecco Dio e la spiritualità. Il seminario fiorisce? Alla faccia di chi ci vuole poco bene, devo dire che il Signore e la Madonna del Conforto ce ne vogliono un sacco, per cui ecco, e sono tutti aretini, quindi non è una invenzione strana, una cosa, ecco, è proprio una bella cosa. Quindi un seminario che sta veramente crescendo qui? Ah sì, davvero. Ma perché? Che cosa sta venendo fuori? Sta venendo fuori il Vangelo, gli aretini che si ritrovano cattolici, ma avete visto stasera a Subiano non ci si entrava neanche sul piazzale e c'era tutto il comune, erano venuti in qua, è una cosa seria, la gente ci piglia sul serio quando siamo seri noi. E pensare che nel 2009, appena era arrivato lei, che abbiamo messo la prima pietra, la gente era un po' restia, come non credesse forse che qualcuno ci avrebbe indirizzato bene nel creare una nuova casa. Direi che si è fatta una cosa bella, si è fatta una cosa pulita, non ci sono debiti, l'abbiamo pagata con i soldi del vostro 8 per 1000 e insomma mi pare che questo ha portato buoni risultati. Una cosa anche molto importante, perché oggi diciamo che le chiese non se ne fanno tante. No, è una cosa di coraggio ridare segnali al paese che si fa sul serio e naturalmente questi sono soldi che si potevano ottenere, far lavorare la gente di qui non è uno scherzo e si può portare tanta speranza se ci diamo da fare tutti insieme, se ognuno fa il suo. Poco moltiplicato molti fa sempre molto.
C'è una cosa bella, voi avete un bellissimo seminario, noi abbiamo un bellissimo seminario questo, ma ha visto quanti ragazzi giovani, perché qui è nata la chiesa, ma è nato anche il centro dedicato ai ragazzi giovani, c'è sopra tutta la parte strutturale per il catechismo, quindi il luogo di incontro e di crescita anche per questi ragazzi. Quindi mi sa che Subiano è veramente un bel luogo, come tanti altri paesi. Sì, come tanti altri paesi, ma direi che Casentino è un luogo incantevole, che ha dato segnali di fede a tutta la Toscana e anche più là, perché se si dice Laverna e si dice Camaldoli, in giro per il mondo tutti sanno dov'è. Vuol dire che quel San Francesco e San Romualdo che stanno proprio nel crocifisso hanno proprio un significato importante? Certo, è la nostra identità collettiva. E anche una congiunzione con la terra di Arezzo, se penso che c'è anche la Madonna del Conforto, e quindi noi stiamo... Allora, questa è terra d'Arezzo, siamo tranquilli, la nostra identità non ce la mette in discussione nessuno, ci hanno provato anche, ma insomma io credo che nessuno oserà far saltare la nostra storia, in cui le quattro valli sono una funzionale all'altra, non si può fare a meno di nessuno, perché siamo noi stessi soltanto se ci siamo tutti, quindi nessuno ci divida. E chiudiamo così, facciamo gli auguri della nascita di una nuova chiesa, nella consacrazione di una nuova chiesa, bellissimo tra l'altro la parte proprio della consacrazione dell'altare, a questi nostri giovani che poi guideranno tanti altri giovani, che dire a loro? Sì, che sono il dono di Dio, che sperando che nel libero discernimento perseverino nel loro cammino, e saranno loro, io sono vecchio, sono loro a cui passo volentieri le insegne. È così che si sente, scusa, facciamo il contrario, ditemi voi com'è Monsignor Fontana, perché dice io sono vecchio, non mi sembrerebbe molto dal carattere che ha, o sbaglio? Beh, no, le forze ci sono, le forze e la vicinanza anche nei nostri confronti, questo è vero, gliene va dato atto, eccellenza, davvero. Don Marco, nasce una chiesa con tanti complimenti da parte di tutti, una chiesa aperta oggi, un ingresso naturalmente salutando il Vescovo che poi naturalmente l'ha consacrata, ma cosa ha significato questa chiesa veramente per voi che l'avete pensata per un paese come Subiano, ma l'avete anche pensata nella storia? La prima volta che ho visto quest'altezza ho ripensato alle antiche chiese, io ho sempre detto perché non si fanno più queste chiese che ti spostano verso Dio, e mi sembra che ci sia tutto. L'idea di fondo è stata prima di tutto di trasmettere quello che vive la nostra esperienza di uomini, di persone, quello di essere familiari a Dio. Quindi pensare a uno spazio che desse questa possibilità di far incontrare la familiarità di Dio con le persone. In più ci siamo rifatti alle pievi romaniche. Abbiamo visto che qui è familiare lo spazio della pieve, ma non solo come spazio ma anche come significato, perché la pieve ha rappresentato un momento di evangelizzazione di un territorio, e la pieve è stata una maestra della fede per tante popolazioni anche qui nel Casentino. Quindi riprendere almeno come intuizione l'esperienza della pieve, sia nella forma che anche nel contenuto, è stata una nostra caratteristica, naturalmente rivisitati in maniera moderna, cioè la capriata fatta in un certo modo, però l'abside, la monofora, insomma tutte queste cose che possiamo incontrare dentro una pieve, però oggi reinterpretate dentro un linguaggio nuovo. L'altra cosa però molto importante è questa, che ancora oggi c'è bisogno di una chiesa che sia segno di una nuova presenza del divino in mezzo a noi. Ecco, speriamo di aver dato questo segno alla popolazione di Subiano. C'è anche un'altra cosa che mi è piaciuta, la presenza del divino in mezzo a noi, ma anche naturalmente la forza, no? Secondo me, che ci può essere data attraverso il credere, e questa forza l'ho vista molto non soltanto in questa vicinanza verso l'alto, ma in queste forme possenti, il granito e la luce nello stesso tempo che sprigiona dal granito, che sembrerebbe così forte, così duro, e che invece ha questi punti. La tessitura muraria
è stata voluta proprio riprendendo la solidità della Pieve Romanica, la solidità di un'esperienza di fede che dava sicurezza e aveva la capacità di cominciare a ricostruire una società nuova. Quindi l'uso di certi materiali, la pietra, eccetera, messa, l'abside, danno un senso anche di stabilità e di concretezza di questa fede, ma la cosa più importante secondo me è la luce, che ci fa percepire lo spazio in una maniera nuova. L'intuizione di aver fatto le vele e soprattutto l'orientamento della Chiesa verso est fa essere determinante il sole in tutte le varie momenti della giornata, quindi speriamo, ecco, che sia questo segno visibile. C'è stato un saluto particolare, ma era sicuramente dovuto a lei che ha seguito questa chiesa, l'ha costruita, l'ha realizzata su disegno di Don Marco, dell'altro architetto, ma con una velocità incredibile e, come ha detto spesse volte Don Alessandro, sempre presente. È vero, perché purtroppo questi lavori vanno seguiti con attenzione e fissi, insomma, tutti i giorni. Perché... Ma fanno una chiesa non è mica una cosa come fare una ditta, come fare una casa. Ma non è nemmeno la prima, perché se ne è fatta un'altra a Terranuova, molto bella, la televisione. Ma lei è di Terranuova. Io di Terranuova, sicché era quasi di dovere. Ma anche questa l'ho fatta molto volentieri, con successo, una bellissima chiesa. È stata una grossa soddisfazione lavorare con questi architetti. Sono bravissimi questi architetti. Quando è stato il momento che è stato più emozionante per lei? Oh, quando si è consegnato le chiavi, venerdì, sì, veramente commovente, insomma, ecco, dare le chiavi a Don Alessandro, si è commosso anche lui, devo dire la verità. Una giornata, quella di domenica 14 ottobre, che non è stata soltanto la consacrazione della chiesa, ma anche l'inaugurazione dei nuovi locali dedicati alla catechesi. Sor Alessandra, Paolina. E Sor Geltrude. Ok, e qui abbiamo, lo sapete tutti quanti, Beatrice Luisini. E in questo caso, perché è importante anche questo nuovo ambiente proprio per i giovani? Perché non ce n'era prima di tutto un altro in Subiano, così di queste dimensioni, strutturato bene come è strutturato questo. E non esiste proprio veramente un luogo di aggregazione per i ragazzi, sia più piccoli ma anche per quelli più grandi, per cui c'è la dispersione a Subiano, no? I ragazzi che vanno via sempre, da una certa età in poi non li trovi mai a Subiano, perché non hanno veramente cosa fare o dove ritrovarsi. Questa è un'occasione che gli viene data, speriamo che la sfruttino bene. Ho visto veramente, anche se non sono di qui, non conosco, tanta partecipazione, tanto interesse, e adesso il compito è un po' di chi abita qua, del parroco, ma come diceva il Vescovo, un po' di tutte le persone che in qualche maniera, sia chi è direttamente interessato, sia i nonni, sia i genitori, anche tutti, ecco, dare questo contributo, questa testimonianza ai ragazzi perché possano trovare veramente un messaggio per la loro vita. Presente alla cerimonia anche Don Guido Tiezzi, l'anziano sacerdote che ha dato il via a questo progetto e che ha lasciato per problemi di salute la guida della parrocchia poco dopo la posa della prima pietra di questa chiesa sorta nella zona nuova di Subiano. Lo sai cosa può significare veramente una chiesa qui in questa zona? Il poter riunificare due paesi che la strada in pratica stava dividendo, invece grazie all'amministrazione e alla strada, al sottopasso che è in via di costruzione e all'ubicazione di questa chiesa in questa zona, si potrà veramente ricominciare a sentirsi un'unica Subiano. Ecco, credo che sia questo forse, da un punto di vista urbanistico, la cosa più importante. Sì, in questa maniera, perché io pensavo di far prima il sottopasso che la chiesa, e invece mi hanno battuto in volata. Andrea, Don Guido, che cosa è stato per Subiano e che cosa può essere? Tu sei cresciuto con lui, adesso è una bambina, sei sposato. Allora, sono partiti da me, ci ha sposato, poi ha battezzato lei. Cioè, Don Guido per me, siccome, come tanti dicevano, il Papa, no? Siamo nati con lui, c'è stato sempre lui, era il Papa. Per me Don Guido è stato il prete, perché c'è sempre stato lui, tutti i sacramenti li ho fatti con lui. Ed è stato quella persona che, questa è tremenda, ed è stato quella persona che ha fatto tutto come voleva, perché sapeva che alla fine aveva ragione. Il carnevale, i ragazzi, bisogna fare tanto per i ragazzi, lui l'aveva già fatto,
lui aveva già capito che tante cose dovevano essere fatte e le faceva, e zitto. Tutti poi gli dicevano contro di tante cose, per tante cose. Adesso gli stanno il tempo gli ha dato un sacco di ragioni. Quindi, come dire, ci vuole tempo, ma poi alla fine le cose buone, le cose vere, quando devono essere fatte, vengono fatte, come questa di oggi. Io ero con lei, sempre qui, che stava più ferma, che era più piccola, quando mettevano la prima pietra. Molti dicevano, in fondo non ci arriviamo, forse è tutta una messa in scena. E invece siamo qua. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ma prima di tutto mi sa che ci vuole fede. Io ritorno con Don Guido, perché ha detto delle cose molto belle, Andrea. Ha detto Don Guido ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ma alla fine Don Guido ci ha insegnato una strada. È vero che la pazienza alla fine ripaga. Sì, ripaga la pazienza, ma ripaga tutto il modo con cui ci si pone di fronte agli avvenimenti. Perché se ci fosse stato un altro, con i caratteri che io, con i pensieri che io, chissà quanto sarebbe stato difficile realizzare queste cose. Però a un certo punto ti sposti, fai fare agli altri e guarda che fatica. Fatica. Però non ho rimpianti. La gente è stata molto calorosa vicino a te. La gente di Subiano che non si è dimenticata di Don Guido? Questo non dimentica certamente. È vero? Proprio questo me l'hanno dimostrato fuori, me l'hanno dimostrato privatamente. La gente di Subiano non è cattiva. Soltanto che prende angolate secondo il pensiero politico, secondo le cose che vive momentaneamente. E quindi è difficile anche fare il parroco, perché il parroco deve avere una linea precisa, un po' stare di qua di là e fare la banderola.